Nei regni dell'inverno e dell'estate vivremo avventure incantate. Oggi giochiamo a Kids Chronicles, a caccia delle pietre lunari. I giochi da tavolo sono belli, da strapparsi i capelli, ma non sono tutti uguali, te lo dicono i giullari. Kids Chronicles a caccia delle pietre lunari è un gioco di investigazione per bambini a partire dai 7 anni di Lucky Duck Game Italia, che ha sponsorizzato questo video. E nella scatola troviamo il tabellone a due facce, quindi dall'estate e dall'inverno. Avremo tutte quante le carte personaggio che incontreremo nel corso delle nostre avventure, con le quali dovremo interagire per cercare di trovare le famose pietre lunari, e tantissimi oggetti che troveremo, incontreremo e dovremo utilizzare. Questo perché ci servirà anche utilizzare questa app disponibile su tutti quanti i dispositivi iOS oppure Android, che potete scaricare gratuitamente, e poi non vi servirà essere connessi a internet per poterla utilizzare, all'interno della quale troverete sia il tutorial che poi 5 grandi avventure. Adesso noi vi faremo vedere come si gioca il tutorial, così da spiegarvi tutti quanti i concetti base del gioco, ma se non volete neanche avere troppi spoiler solo sul tutorial, utilizzate i timestamp qua sotto per raggiungere il prossimo capitolo e andare a scoprire le nostre conclusioni. Ciao bambini! Ciao a tutti! Eccoci qua, noi siamo pronti a vivere le nostre Kids Chronicles, andare a caccia di pietre lunari. Ce n'è una qua! Chissà dove saranno nascoste, ma prima di trovare le pietre lunari... servirà anche il gatto lunare, ma noi dobbiamo per prima cosa diventare apprendisti maghi. C'è un cerchio magico. E lì ci sono un sacco di cose. C'è la Torre di Merlino, ma adesso le scopriamo tutti quanti assieme, perché per poter iniziare la nostra avventura dobbiamo prendere l'app e scegliere l'avventura che vogliamo fare. La prima che saremo obbligati a fare, che poi ci sbloccherà tutte quelle successive, sarà proprio quella di diventare apprendisti maghi. Quindi schiacciamo gioca e il gioco ci spiegherà tutto quello che dobbiamo fare. Quindi, benvenuti su Kids Chronicles a caccia delle pietre lunari. Volete diventare degli apprendisti maghi? Sì! Allora dobbiamo chiedere a Merlino come fare. Il pulsante diario ci permetterà di vedere tutto ciò che abbiamo visto fino a questo momento. E per questa avventura utilizzeremo il regno dell'estate. E dobbiamo trovare la Torre di Merlino sul tabellone, che è questa qua che ci fa vedere l'app. Dov'è la Torre di Merlino? Qua. Ok. Di e quindi quando si va in un nuovo luogo bisogna con il telefonino inquadrare il codice QR e guardare la scena che ci fa vedere sul telefono per cercare i personaggi e gli oggetti che ci sono nascosti. È vero. Quindi siete pronti perché l'avventura sta per iniziare. E qua ci sono tutti. Quindi guardiamo un po', noi siamo la Torre di Merlino. E guardate, guardiamo un po'. Allora, qua c'è il pavimento. Cosa vedete? Cosa libri. Vedete? Dei libri, poi un bastone magico che è proprio qua. Un bastone magico che è proprio qua. Poi chi c'è? Merlino. C'è Merlino. Poi ha dei libri nel camino. Ma è matto Merlino? Ma cosa fa? Una pianta, delle pozioni, altri libri. E questo lo possiamo guardare o così scorrendo col dito come facciamo noi, oppure anche utilizzando il giroscopio del telefono per guardarci intorno. Ma il tempo dopo un po' finisce. Quindi, che cosa abbiamo visto? Abbiamo individuato un personaggio e un oggetto nella Torre di Merlino? E abbiamo visto Merlino. Quindi, prendiamo Merlino. Giulia, il bastone che avevi visto tu? Eccolo là, quindi lì abbiamo visti, volendo possiamo rivedere la scena, ma a noi non serve più. Allora, l'oggetto lo mettiamo nello zaino qua in basso, Giulia, mettilo pure qua sotto. E la carta di Merlino la andiamo a mettere qui vicino alla Torre di Merlino. Adesso possiamo andare a parlare con Merlino, e per farlo dobbiamo scansionare con il telefono il disegnino, il codice QR che c'è sulla carta di Merlino. E Merlino ci parla e ci dice: volete che vi insegni la magia? Non sarà facile, ma vedo che avete del potenziale. Tutti i bravi maghi hanno una creatura magica che li aiuta nelle loro avventure. La vostra prima sfida sarà trovarne una. Nico, dobbiamo trovare la creatura magica, ok Giulia? Che il gatto lunare. Esatto, è proprio il gatto lunare. Esatto. Allora dobbiamo
Si tratta di una creatura molto rara che somiglia a un gigantesco gatto con strani poteri magici. Se andiamo, se lo vediamo, li chiediamo come si fanno queste, come si fanno i poteri da mago. Esattamente, quindi visto che ci hanno parlato del gatto lunare, ma noi non sappiamo dov'è, il lap ci dice che lo dobbiamo andare a mettere in quella zona. È nella foresta. Ma per adesso non sappiamo ancora dove è nascosto. E potremmo però chiedere a tutti i personaggi del gatto lunare, ok? Quindi noi ora stiamo parlando con Merlino, gli possiamo magari chiedere del gatto lunare. E lui ci dice che ha visto delle impronte vicino alla palude. La palude è questa. Perché non iniziate da lì? Quindi magari se andiamo lì chiediamogli un po' anche del suo bastone come funziona. E lui dice che il suo vecchio bastone non è molto potente, ma ancora un po' di magia. L'uso ogni tanto e ci dice che lo possiamo tenere. Quindi salutiamo Merlino, gli diciamo arrivederci e ci spostiamo verso la palude. Ciao! Ciao Merlino! Qui c'è un cattivo odore nella palude. Dove? Ma ci vuole ben altro per spaventarci. Attenzione che guardiamo nella palude chi troviamo. Vediamo un po' chi troviamo. Allora, guardiamo un po' cosa c'è. Ci sono dei lampioni, c'è una casetta. Cosa c'è lì davanti alla casetta? Un gomitolo. Un gomitolo, ok, che possiamo prenderlo. Strega. Una strega, è una... Oh, ma dove, papà, dove è andato? È una ragazza col bastone, la vedete? La carta della signorina? Io so io. E la carta del gomitolo, la vedete in giro? Sì. Ok. Gomitolo. Quindi il gomitolo lo mettiamo nello zaino. Da quale zaino? Qui vicino. E la ragazza col bastone, col campanellino? Aspetta, questo qua. Bravissima. Allora lei la andiamo a mettere qua su nella palude. Ok. Allora, andiamo a parlare con la ragazza? E dice aiutatemi! E l'esploratrice. Sono bloccata nel fango e continuo ad affondare. Per aiutare l'esploratrice possiamo darle un oggetto. Ma questo non è fango, è catrame. E anche un po' di catrame, sì. Cosa possiamo darle, Nico, per aiutarla? Delle carte che abbiamo? Per aiutarla a uscire dal catrame, dal fango? Quello che abbiamo nello zaino, dobbiamo solo guardare queste come se ancora non le avessimo, Quelli con la magia la potremmo fare volare! Proviamo un po', dice che il bastone magico però dice che è troppo corto e non sappiamo ancora usare la magia del bastone. E lei ci dice che dobbiamo scoprire come ricaricare con la magia il bastone e poi ritornare da lei. La magia di Merlino! Allora, chiediamole un po' se ha visto il gatto, però. Lei dice, sono bloccata nel fango da ore, quindi ho avuto tempo per guardarmi attorno. Ho visto delle impronte enormi che si dirigevano verso il lago. Ormai saranno sparite. Ho letto molto dei gatti lunari. Sembra che il cibo sia la loro debolezza e adorano il pesce. Ricordiamocela, questa cosa. Dov'è il lago secondo voi? Ok, quindi io direi salutiamo la ragazza. Ciao. Andiamo al lago. E dice che il lago è incantevole, un luogo perfetto per una nuotata. Ma non c'è tempo, dobbiamo trovare il gatto lunare. Vai, vediamo un po' se vediamo il gatto, vediamo qualcosa di utile. Controlliamo un po'. Allora, lago. Oh, chi è quello lì? È lui, un ragazzo. Lui è il pescatore, C'è qualcos'altro? Cos'è? Questa. Cos'è? E che proprio... Proprio quella, la lanterna, ok. E basta. No, credo controlliamo che... Controlliamo bene. Quindi c'è il pescatore con la canna da pesca. Ci sono dei fiori. C'è la lanterna, la casetta del pescatore. Il tempo sta finendo. Quindi vediamo un po'. Ci sono un personaggio e un oggetto, allora li abbiamo visti. Nico, il pescatore, qua lo vedi? Perfetto, andiamolo quindi a mettere il pescatore qua. E l'oggetto? Ok, lo mettiamo nello zaino. Ma sì, Giulia, adesso il prossimo lo prendi tu. Quindi, andiamo a parlare con lui. E cosa ci dice il pescatore? Sembra molto triste, sta guardando la sua canna da pesca rotta. Come possiamo aggiustargliela? Come farò a ripararla? Cosa possiamo usare per aggiustargli la canna da pesca? Ma il gatto lunare non sappiamo ancora dov'è. Qualcosa che abbiamo nello zaino con cui aggiustare la canna da pesca. Proviamo con il bastone magico.
con questo lo possiamo aggiustare con quello e metterli della colla. Lo possiamo legare con quello? Perché la colla non ce l'abbiamo. Proviamo un po' a dirgli del gomitolo. Sì, è proprio quello di cui ho bisogno per riparare la mia canna da pesca. Che fortuna avervi incontrato. Il pescatore ripara la canna da pesca e si mette subito a pescare. Guardate che grosso pesce ho preso, questo è per voi. Guarda un po', c'è la carta del pescione, brava Giulia. Metti nello zaino anche il pesciolone. E come ci dice anche l'altro, lo possiamo mettere nello zaino. E cosa ci hanno detto del gatto? Che? Gatto lunare. Del gatto lunare, cosa ci ha detto? Mangiare? Il pesce. Oh già, quindi è importante magari averlo trovato, eh? Adesso proviamo a chiedergli se ha visto il gatto lunare. E lui dice, il pescatore dice, se fossi un gatto grosso come una mucca e volessi nascondermi da qualche parte, andrei nella foresta. È lontana da qui, dovete passare per la palude o per la torre di Merlino per arrivarci. Perché infatti se guardate dal lago, la strada porta o alla torre di Merlino o alla palude. Noi non possiamo andare direttamente alla foresta. Quindi spostiamoci magari dalla torre di Merlino e poi andiamo in là. Okay? Ok, quindi salutiamo il pescatore. Ciao, grazie per il pesce. Torniamo alla torre di Merlino. Ok, ma non parliamo con Merlino perché noi vogliamo andare nella foresta. Non c'è dubbio, questa è la foresta. Ma è troppo buio, non si vede niente. Annaggia, guardiamo un po' se vediamo qualcosa, no? Vedete qualcosa? C'è la nebbia? C'è la nebbia, è tutto buio. Ma abbiamo qualcosa con cui farci luce, magari. Nello zaino, guardate nello zaino se abbiamo qualcosa che ci fa. Ah, abbiamo una lanterna. Magari la possiamo usare, allora, secondo me. Perché qua è proprio buio, non si vede niente. Aspettiamo un attimo. Che vada via. Eh già, e poi proviamo a cercare la lanterna nello zaino. 2, 1. E quindi dice che dobbiamo trovare un oggetto per illuminare l'area. Ce l'abbiamo. Allora, quindi proviamo a illuminare la foresta. Cosa vogliamo usare per illuminare la foresta? La lanterna. E allora adesso possiamo dare un'occhiata in giro. Vediamo un po' se troviamo qualcosa di utile qua. Cosa troviamo? Gli alberi. Altri alberi. Cosa ci sarà? Qualcosa qua da trovare? Trovato! Eccolo qua, è proprio lui, ha proprio la luna sulla testa, quindi è proprio il gatto lunare. E altre cose no, non c'è mica più niente da trovare. Abbiamo trovato il gatto. Il gatto lunare. Quindi si nascondeva proprio nella foresta il gatto lunare. Aveva ragione il pescatore. E quindi ora che abbiamo trovato il gatto lunare, andiamo a parlargli. Il gatto lunare vi fissa intensamente, sembra che stia aspettando qualcosa. Il pesce, dici, Nico? Proviamo un po' a dargli il pesciolone. Poggiate delicatamente il pesce a terra. Lo strano gatto si avvicina cauto, afferra il pesce e se lo mangia. Grazie mille di avermi dato questo pesce, avevo tanta fame. È stato miaonifico da parte vostra. Oltre a essere un gatto gigante, parla anche. Sì, so parlare, mi chiamo Nils e ho molti altri poteri. A proposito, percepisco che qualcuno è in pericolo, ma per salvarlo dovete prima capire come usare questo vecchio bastone del mago. Chi è in pericolo? Chi è in pericolo già? Chi era che era in pericolo? La ragazza? No. Merlino era in pericolo? No, lei che stava sprofondando nel fango. I baffi del gatto lunare vibrano, il simbolo sulla sua fronte si accende e all'improvviso vi sentite avvolti dal calore. Wow. Nils vi ha appena insegnato come usare il bastone magico. Wow. Ma chi è che ha bisogno di aiuto? Ce lo ricordiamo? Sì. Ma aspetta, è vero, noi ci troviamo nella foresta, dobbiamo andare prima alla palude. Perché se sbagliamo qualcosa l'app Joe dice, non è qui questa persona, non possiamo parlargli. Quindi abbiamo raggiunto la palude, parliamo di nuovo con l'esploratrice che sta sprofondando e usiamo adesso il bastone. Grazie a Nils, ora potete usare i poteri del bastone magico. Lo puntate verso l'esploratrice e questo, come per magia, si allunga. L'esploratrice riesce ad afferrarlo e a tirare
e la tirate fuori dal fango. L'avete salvata! Grazie per il vostro aiuto. Per sdebitarmi vi darò un indizio. Se volete adottare un gatto lunare, tornate da Merlino, tenete in mano il bastone magico e pronunciate questo incantesimo 3 volte. Abracamiao, qua la zampa, lassù la luna, un amico porta fortuna. Quindi da chi dobbiamo andare? Da Merlino! Quindi andiamo prima alla torre di Merlino. Cosa gli dobbiamo far vedere? Per completare l'avventura parlate con Merlino. E quindi eccolo qua. Merlino sta preparando la cerimonia magica. Se volete essere legati magicamente a questo animale e diventare miei apprendisti, dovete portarmi qualcosa di magico. Cosa gli dobbiamo dare a Merlino allora? Già il bastone caricato di magia. Quindi togli il ditino. Perfetto, ottima idea. Ora ripetete 3 volte l'incantesimo. Vai. Pronti? Sì. Abracamiao. Abracamiao. Qua la zampa. Qua la zampa. Lassù la luna. Lassù la luna. Un amico porta fortuna. Un amico porta fortuna. Ancora una volta. Abracamiao. Abracamiao. Qua la zampa. Qua la zampa. Lassù la luna. Lassù la luna. Un amico porta fortuna. Un amico porta fortuna. Perfetto, congratulazioni. Avete adottato Nils il gatto lunare. Vi aiuterà in tutte le vostre imprese. Ora siete apprendisti maghi e Merlino vi rivelerà i segreti della magia. Dobbiamo raccogliere le 4 pietre lunari che sono seminate in giro per il regno per imparare a lanciare incantesimi. Ora siamo pronti per iniziare la caccia delle pietre lunari. Vittoria! Bravi! Come avete visto durante il gameplay, i materiali e le illustrazioni sono veramente fantastiche. Ogni personaggio, ogni oggetto è ben caratterizzato, hanno facce buffe, serie, hanno dei colori fantastici e questo cattura tantissimo i bambini e non solo. Anche la storia da raccontare ai bambini prima di iniziare l'avventura è davvero molto carina, perché noi ci ritroviamo in questi 2 regni, il regno dell'estate e dall'altra parte il regno dell'inverno, dove ha sempre governato, c'era sempre un solo mago che teneva un po' a bada tutti quanti, ma come capita nei vari regni, succede sempre un qualcosa da dover risolvere. Quindi i bambini saranno chiamati ad iniziare questa avventura, ad affrontare questo viaggio alla scoperta di nuovi posti, nuovi personaggi, nuovi oggetti e nuovi animali da conoscere. Quindi già così entrano proprio nell'atmosfera che è proprio poi ben caratterizzata durante tutto il resto del gioco. È la classica storia di formazione, no? Che c'è in qualsiasi tipo di libro, di letteratura, di film per bambini, viene qua riproposta anche all'interno del gioco da tavolo, con questi bambini che scoprono pian piano la magia, scopriranno queste pietre lunari, inizieranno proprio dal dover trovare il loro famiglio, dover trovare il gatto lunare che sarà l'animale che li accompagnerà in tutte quante le loro avventure, e già questo comunque aiuta sicuramente i bambini a calarsi molto bene dentro l'ambientazione, ancor più agevolati anche proprio dall'utilizzo dell'app, che oltre che per interagire con le varie carte, luoghi e oggetti, ci permette proprio di andare a vedere i vari luoghi che stiamo visitando in quel momento e di immergerci in quel luogo andando a scorrere, utilizzando per l'appunto l'app. Quando ci mostrerà la scena, la possiamo utilizzare o scorrendo noi con il dito per orientarci all'interno di quella zona, o semplicemente tenendo il telefonino in mano proprio così, girando per la stanza in alto e in basso. È come se la nostra prospettiva, i nostri occhi fossero lì in quel momento a farci vedere la scena. Sento già i commenti di tutti coloro che preoccupati dall'utilizzo di un'app all'interno del gioco da tavolo, soprattutto perché è un gioco per bambini. E come gli diamo in mano il cellulare quando già io voglio che giochino i giochi proprio per allontanarli da quel tipo più digitale di intrattenimento? Allora sicuramente in Kids Chronicles, a caccia delle pietre lunari, l'app è molto presente, sia perché ci permette proprio di progredire nella storia, sia perché per fare qualsiasi cosa dovremmo utilizzarla per parlare con i personaggi, per dare oggetti a questi personaggi e farli interagire tra di loro. Allo stesso tempo però è anche vero che questa app ci dà tutta quanta una grande libertà di poter ampliare tranquillamente questo universo senza dover andare poi ad acquistare varie espansioni, scatole, ed è anche molto più semplice e immediato anche per il bambino stesso, che può essere un po' più incuriosito grazie proprio all'utilizzo dell'app, andare a vedere cosa succede se do il bastone magico a Merlino, cosa mi dirà, anzi
anziché prendere un librone, iniziare a scorrere le pagine, certo, cercare il paragrafo giusto da dover leggere, in questo modo è molto più immediato, molto più diretto, e si va a perdere un po' magari questa parte noiosa, passatemi il termine, che può avvenire invece dovendolo cercare su, appunto, su di un librone, aggiungendo poi, come dicevo già prima, anche la possibilità poi di andare ad ampliare questo mondo. L'app tra l'altro non ci permetterà di sbloccare le missioni successive finché non avremo completato quelle iniziali, finché non avremo fatto il tutorial non potremo partire effettivamente alla ricerca delle pietre della luna, delle pietre lunari, e solo una volta che avremo completato tutte e quattro quelle avventure allora si potrà sbloccare, potremo scaricare anche l'avventura finale. E questo è un aspetto che secondo me è molto bello all'interno dei giochi, anche con un minimo di campagna come in questo caso, perché il poter sbloccare nuove cose, il dover fare, dover giocare, doversi impegnare per riuscire a vincere, per poi poter vedere anche tutto quel resto che già so che c'è ma cui ancora non ho accesso, è sicuramente molto stimolante, aiuta anche i bambini a rimanere per più partite sullo stesso gioco. Aggiungo solo ancora una cosa rispetto al discorso fatto prima dell'utilizzo delle app, quindi un gioco da tavolo che fa utilizzare un telefonino. Sapete meglio di me, che avrete sicuramente bambini che frequentano già le scuole elementari, le scuole primarie, che bene o male anche all'interno della scuola i supporti comunque telematici sono all'ordine del giorno, quindi è il registro elettronico, i bambini stessi usano tablet, computer e smartphone per la varie LIM cose, la LIM, quindi fa parte proprio, ormai siamo nel 2022, quindi fa proprio parte anche a livello educativo, nell'educazione dei bambini, utilizzare questi supporti. Quindi, come tutti gli strumenti, dato che ci sono, esatto, è giusto utilizzarli. A noi piace quando comunque vengono anche creati questi ibridi di gioco da tavolo e in parte gioco sull'app, proprio perché in quanto strumento è uno strumento che fa parte della vita ormai di tutti quanti noi, inclusi dei bambini, ed è giusto anche come genitore, come educatore, come adulti, accompagnarli nell'utilizzo consapevole, certo, di questi strumenti e sfruttare tutte le potenzialità che questi strumenti hanno, anche legati per l'appunto al gioco da tavolo. Il gioco sulla scatola indica dai 7 anni in su, ma voi avete visto che noi abbiamo giocato con Giulia e Nicolò, che hanno 4 anni e mezzo, ovviamente leggendo noi, però comunque all'inizio, almeno per quanto riguarda il tutorial, riescono a stare comunque dietro la storia, si lasciano incuriosire, iniziano a cercare, riescono a captare quelle che sono le cose da fare. Sì, e probabilmente quindi, dai 7 anni è un'età comunque indicata anche, esatto, per riuscire a giocarlo da soli. Il testo comunque da leggere non è mai così tanto corposo, così tanto faticoso, o lungo, difficile da dover leggere, è abbastanza semplice, quindi probabilmente a 7 anni già riescono ad affrontarlo da soli, ma sicuramente giocato assieme anche con un adulto, certo, è più divertente. E se avete paura che tutti quanti vogliono usare l'app contemporaneamente, no faccio io, no fai vedere a me, no voglio guardare io la scena, il luogo in cui siamo arrivati, oltre alla possibilità che dà l'app di rivedere i luoghi tutte le volte che si vuole, il consiglio è quello di fare magari un mirroring direttamente sul televisore, così ce lo si ha bello grande, tutti quanti contemporaneamente vedono e posso dire no guarda a sinistra, guarda a destra, guarda in alto, guarda in basso, e lo si può rendere ancora più, sì, cooperativo anche in questo modo. A noi non resta quindi che darvi appuntamento ai nostri prossimi video, ricordarvi che se il gioco vi interessa trovate un link qua sotto in descrizione dove poterlo acquistare, vi ricordiamo che qui a casa Giullari si gioca per giocare. I Giullari vi salutano e che il gioco sia con voi. Ciao!